Tra poco più di 2 mesi ci sarà una viale Guglielmo Marconi a Pescara completamente trasformata, 4 corsie, passaggi per gli autobus e non si perderanno posti per i residenti. Tutto questo dopo che c'è stato un ritardo per un cambio nel progetto. Sì, perché noi abbiamo ereditato un progetto che prevedeva 3 corsie e che doveva essere mandato in gara velocemente per evitare di perdere il finanziamento europeo. Poi il Covid ha fatto sì che si potessero comunque rendicontare i progetti in tempi più ampi e questo ci ha portato a una riflessione, perché noi abbiamo avuto un confronto con i cittadini che chiedevano che Viale Marconi comunque non perdesse determinate caratteristiche e quindi abbiamo rielaborato il progetto. Ci sono voluti 4 mesi, però questi 4 mesi non sono 4 mesi persi, se sono serviti come sono serviti a migliorare notevolmente un progetto che prevedeva 3 corsie, che perdeva molti posti auto e che non risolveva affatto il problema della mobilità pubblica e aggravava quella privata. Invece così avremo col nuovo progetto 4 corsie su Viale Marconi, 2 dedicate alla mobilità pubblica, quindi noi favoriremo il mezzo pubblico che viaggerà su corsia dedicata e quindi abbatterà notevolmente i tempi di percorrenza su quella via. Miglioreremo la mobilità privata perché fluidificheremo il traffico, perché realizzeremo rotatorie che permetteranno di migliorare gli incroci. Guadagneremo posti auto perché ricaveremo molti più posti auto rispetto a quelli del progetto che noi abbiamo ereditato e anche più posti auto rispetto all'attuale via Marconi, perché abbiamo individuato delle zone dove faremo dei parcheggi molto ampi, a cominciare da quello su Piazza Unione e poi quello allo stadio di fronte al circolo tennis nell'area ex di Bartolomeo.